E Luigi, ciao, mentre stavamo per andare via, tu mi hai raccontato una storia che io non conoscevo. Allora ti chiedo di dirlo pubblicamente, perché è importante questi ricordi per me sono importanti, ma penso anche per i giovani di oggi. Quando voi eravate ragazzi, siete venuti a Torino per andare al Politecnico di Torino. Ed era mio cognato, era ingegner Francioso, Vincenzo. Poi c'era Piero, quello di Felline. C'era lei. Poi eravate in 5-6. E allora per qualche giorno siete venuti a casa mia, siete stati a casa mia. Poi dopo avete trovato una casa in Corso Palermo, però non ve la volevano affittare, che dice sti studenti qua, sti ragazzi pagano, non pagano. E allora mi hanno convocato a me, perché c'era anche mio cognato, e ho firmato lì al custode, lì al padrone della casa, lì ho firmato che se non pagavate voi che eravate giovani, pagavo io. E allora adesso, non dico di pagarmi il caffè, ma quando ti trovo a Torre Suda almeno lo pago io. Grazie, sono veramente contento, ti ringrazio, perché mi hai rimembrato una storia bellissima che non mi ricordavo, ma questa è una storia di tanti giovani del sud che lasciano la propria terra per andare alla ricercatezza di una nuova vita, di una nuova qualità della vita, ma soprattutto alla ricercatezza di un lavoro. Per cui un messaggio che voglio lanciare a tutti i giovani di questa terra: abbiate fiducia nelle vostre capacità e sappiate che il futuro è vostro. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao. Arrivederci.